Le varietà antiche avevano due caratteristiche peculiari: una, la poca produzione, la scarsa produzione, e una statura molto alta, arrivavano anche a 2 metri. Quindi queste erano soggette a dei processi di allettamento a causa di forti temporali. Erano difficili da raccogliere, quindi un processo di miglioramento, un progetto di miglioramento genetico, che sono quelle poi a cui afferiscono tutte le ditte sementiere, hanno permesso di avere delle varietà che sono molto più basse, circa 80 cm, e possono raggiungere delle produzioni anche di 80 quintali, che è quelle che sono consuete al giorno d'oggi nelle nostre campagne. Le varietà moderne sono decisamente molto più produttive. Grazie a questa specifica peculiarità delle varietà moderne e delle varietà antiche, possiamo dire che le prime sono destinate più a un processo di panificazione su scala industriale, per esempio utilizzazione da parte di fornai che hanno dei contratti specifici con degli ipermercati e quindi forniscono giornalmente un prodotto standard sempre uguale, mentre le varietà antiche si addicono più alla realizzazione di prodotti di nicchia, che si addicono più a una panificazione in casa, per esempio un utilizzo presso agriturismi o su scale di piccole dimensioni. Veneto Agricoltura, con le sue aziende, l'Istituto di Genetica Strampelli e gli istituti agrari, sono impegnati attraverso un progetto finanziato dalla Regione Veneto in un recupero e valorizzazione di queste antiche varietà che erano coltivate presso le campagne dai nostri nonni.